Ciao, sono Deborah e sono l'assistente virtuale di quel simpatico, irreverente, scampaforche che risponde al nome di Fabio. In un mondo dove le grandi major si fanno la guerra a colpi di dispettucci e i poveri social media così devono inventarsi di tutto per rendere attraenti i propri clienti, siamo qui per riassumere quello che è successo in questa rutilante settimana. Non so se ve ne siete accorti, ma Apple e Facebook in questi giorni sembrano due gatti che si incontrano in mezzo ai giardinetti e tirano su il pelo attirando l'attenzione di mamme e bambini. Pare infatti che Facebook possa passare a pagamento sui dispositivi Apple per colpa di un aggiornamento privacy. Sarà vero? Troveranno una quadra. Queste e altre gustose chicche nella puntata 252 di We Are The Net. Mosca! Tu non puoi passare! Fare o non fare, non c'è provare. Noi siamo i punti d'incontro, i fulcri, i nodi di una meravigliosa... Rotè! 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 We are the net. Siamo tutti connessi. Magazine audio di cultura digitale, web marketing, nerd e pop. A cura di Fabio Mattis. Bentornati su We are the net. Io sono Fabio Mattis, mi occupo di strategie digitale, ma mi occupo anche di fare questo bellissimo podcast che mi riempie veramente di orgoglio. Sono molto contento perché l'altra puntata ho osato un po' più del solito ed è andata bene. E anche questa cosa del cambiamento, l'ennesimo cambiamento del podcast, io non capisco come fate a seguirmi, sinceramente, è una roba che mi sta piacendo. Perché? Che cosa ho fatto? Ho reso... allora, dovevo fare la newsletter, no? L'ho scritto anche questi giorni sui social cosi, e dovevo fare la newsletter, l'ennesima cosa da preparare praticamente, e non c'avevo voglia, e quindi ho deciso trasformo la newsletter, o il podcast, in settimana produco un botto di roba, trasformiamo la newsletter in nel podcast. Che pro e che contro? I pro sono il fatto che faccio una cosa sola, quantomeno produco le cose durante la settimana e poi le vado a mettere insieme in un unico episodio. Il contro è che effettivamente le persone non si abbonano un bel niente se non abbonarsi a che ne so, Spotify, Spreaker, che ne so, la qualunque, perché sono un po' su tutte le iTunes, sono su tutte le piattaforme. Abbonatevi lì, e se vi piacciono le cose, normalmente nella descrizione dell'episodio ci sono tutti i riferimenti per essere ritrovati e trovare tutti i vari link, come questa volta, perché questa volta, e come in tutte le puntate, abbiamo un main, cioè una parte fondamentale, che in questo caso è una chiacchierata con un giovane regista, giovane perché non è nemmeno di me, che è Luca Zerbini, che ci parlerà di il titolare di un'inventiva, ed è un regista, vero e proprio, un regista pubblicitario, visto che video sono sempre più importanti, parliamo con un regista e parlo con Luca, che è anche mio amico, quindi ne è venuta fuori una bella chiacchierata. Poi un caso studio fondamentale, perché abbiamo intervistato con Gabriele Polla e Luca Paschetta Davide Marocco, che ha realizzato un programma per il food delivery molto molto intuitivo e con la possibilità di andare ad acquistare in pochi click, per cui c'è anche una user experience ben dettagliata, e quindi è un caso studio assolutamente da valorare. E poi altri piccoli interventi tra il canale Telegram e cose registrate in settimana.
Spero che questa puntata vi piaccia, anzi io la farei partire quasi immediatamente, visto che l'intervista è un po' lunghetta, direttamente dal caso studio e quindi da West Digital con Davide Marocco ospite, quindi saremo in quattro, non siamo i soliti tre moschettieri, e sentite cosa ne è venuto fuori. Buonasera a tutti e ben ritrovati a West Digital. Anche stasera, forse ultima sera, chi lo sa, per ristoranti, pizzerie e strutture ricettive. Di cosa parleremo? Sistemi di comunicazione veloce per fidelizzare o semplicemente per mantenere informati i propri clienti. Chi siamo? I soliti tre dell'Ave Maria, soliti, cioè soliti perché sono soliti, poi non siamo così conosciuti, Gabriele, Fabio e Luca, ma stasera, se avete notato, ci sono quattro facce. Abbiamo un ospite. Buonasera e benvenuto a Davide. Buonasera. Da ciao dove ci chiami? Adesso sono a Saluzzo. Dov'è Saluzzo? In Molise? No, è in Piemonte, in provincia di Cuneo. Ah, non conosco, sì. Niente. Non conosci? No, no. Strano perché non sentono i nostri accenti leggerissimamente. No, no, voi a Faust. Non abbiamo direbbe. Davide non soltanto per sfotterci tra di noi sui nostri accenti, ma per farci raccontare un'esperienza curiosa, o meglio, come si dice tra gli addetti ai lavori, un caso studio, mettiamola così. Che ci racconti di bello? Ma vi racconto della nostra esperienza su una necessità che poi è diventata un caso studio di un nostro cliente, che poi di conseguenza è diventato un prodotto da replicare su altre aziende e abbiamo chiamato GD Delivery. Perché tutto sei venale. Perché sì, sei venale, so. Alla fine. Cioè. Ma lo sanno tutti. Okay. Seguo il denaro. Tutto parte lo scorso anno, primo lockdown, crisi totale per il settore della ristorazione, e nello specifico ho sentito uno dei nostri clienti più cari, ma proprio perché vorremmo tanto che possa sopravvivere, perché abusiamo di sushi, il ristorante Izumo di Fossano. Il proprietario è Paolo Ravera, un ragazzo che ha costruito la sua fortuna sul sushi, sulla ristorazione analogica, chiamiamola così. Si è ritrovato in 448 in una situazione di ristorante chiuso e impossibilità assoluta di fatturare. Quindi, cosa è successo? Ci siamo trovati un pomeriggio a raccogliere i cocci della sua disperazione in una call. Sembra fossimo in tre o quattro, quindi ero io, Alessandro Giusiano, il ragazzo che li segue per il social media marketing, nostro socio nella Nerda Consulta, e Salvatore, uno dei miei sviluppatori web. È nata l'idea di creare un sito web estremamente veloce da mettere in piedi per poter permettere a lui di vendere un prodotto che fino ad allora era stato solo e soltanto servito al tavolo del ristorante. Quindi, se vogliamo estremizzare la semplicità del discorso, sushi takeaway, sushi di estrema qualità, perché comunque lui è un ristoratore che bada molto all'estrema qualità, però doveva poter lavorare nel giro di poco. Per il primo punto non si sapeva quanto sarebbe durato il lockdown, quindi l'investimento doveva necessariamente essere coperto nel giro di poco, non poteva essere uno sviluppo lunghissimo per un sito e per un e-commerce. E due, doveva pagare le spese che non sapeva quanto sarebbero andate avanti senza avere un ristorante aperto. Fermo restando che abbiamo appunto immediatamente tentato di fare un briefing con la nostra specialità, chiamiamola così, la nostra conoscenza del settore web, la conoscenza di Alessandro nel settore social e la conoscenza di Paolo proprio nel modificare al volo i suoi menu per un sistema di take away e di consegna a domicilio.
morale della favola, nel giro di 7-10 giorni al massimo, lui aveva il sito izumo.it, che vi invito di andare a vedere, in piedi, operativo e funzionante, e posso dire che alla prima settimana di operatività della piattaforma, lui aveva già ripagato l'investimento e iniziava a portarsi in casa degli utili che gli avrebbero poi permesso di mantenere in piedi l'attività in un lockdown come il primo, soprattutto, che è stato duro, è stato provante per molte imprese. Fortunatamente lo è stato di meno per lui. Pensa che adesso si butta nei soldi in questo momento. Sì, adesso nuota nei soldi. E noi invece stiamo partendo. In una settimana i casi potrebbero fare i malpensanti. I casi sono due. Mandiamogli la finanza. O con gli sta tu o con lui è carissimo. Cosa? O tu sei troppo onesto o lui è troppo caro. Allora, se devo dire la verità, dato che lui è stato un beta test, ci siamo poi ripetuti più volte nel corso dei mesi. L'abbiamo fatto pagare troppo poco, quello sì, ma proprio troppo poco. Però ci è stato utile, perché comunque ci ha dato in mano un prodotto testato sulla sua pelle, e devo dargliene atto, però poi rivendibile ad altre attività, come abbiamo fatto in seguito. Mi viene a pensare l'Osteria dei Desideri a Saluzzo, il Pesce fuor d'acqua a Fossano, abbiamo tante altre attività che si sono agganciate a GD Delivery. Lui resta comunque, ma proprio grazie alla sua unicità e alla sua voglia di investire sul settore web e social, è stato comunque il caso studio più eclatante, perché continua ad oggi, ad un anno di distanza, a migliorare il suo fatturato online, nonostante il fatto che ci siano state le zone colorate, ci sia stata una riapertura, ci sia stato tutto quello che volete, però lui continua ad aumentare il suo fatturato sull'online, tanto che vuole potenziare la piattaforma, vuole migliorarla e sta veramente pensando di non lavorare solo ed esclusivamente online, ma fare una buona percentuale, tipo un 80-20 a favore del sito. Posso fregarti una domanda, Fabio? Vai. Posso? Vai, vai, vai. Il target qual è? Perché questa, perché è importante capire e contestualizzare. Io. Cioè, allora, il target, a dirti la verità, lo saprebbe meglio di me Alessandro, perché poi dopo le sponsorizzate sui social le ha gestite lui. La promozione, il lato promozione lo ha gestito veramente in una maniera ineccepibile lui con le sue colleghe, le sue collaboratrici. Noi avevamo inizialmente il progetto di rendere il più fruibile e il più visibile possibile il sito, ma a tutti, perché comunque tutte le persone in quel momento, parlo di maggio 2020, aprile 2020, in quel momento tutte le persone che erano bloccate a casa erano potenzialmente dei clienti di Paolo. Naturalmente parlo provincia di Cuneo, non andiamo troppo oltre, perché poi dopo appunto c'è stato in seguito uno studio sulle fasce di consegna, consegna Saluzzo, consegna Savigliano, consegna Fossano. Bisogna calcolare anche il fatto che lui restava comunque una persona da sola con un'altra persona che lo aiutava a consegnare. Però il nostro target inizialmente, lo scopo di base di GD Delivery è stato quello di far arrivare a più persone possibili a casa la voglia di sushi, di un sushi di qualità. Dopodiché poi si è affinato tutto il meccanismo con sponsorizzate che però sinceramente il target io in questo momento non lo so definire, che però hanno poi definito meglio il mercato di Paolo, ed è un mercato che in questo momento lo sta ancora premiando, perché ripeto, sta veramente valutando in maniera concreta di non trasferire totalmente la sua attività sul web, ma quasi.
una bella storia di successo. Storia di successo, io continuo e continuerò a farlo, lo ringrazio perché comunque è stata una storia di successo, sì, ma è stato veramente una concomitanza di fortune nella sfortuna, perché lo sapete tutti e tre benissimo che l'e-commerce in questo momento e in quest'ultimo anno ne sono saltati fuori parecchi, ma secondo me cosa ha premiato il nostro e poi nella fattispecie il suo, ci sono stati pochi fattori. Il primo, un prodotto di nicchia che comunque funziona, perché il sushi di qualità in provincia di Cuneo, adesso io ho in mente soltanto due o tre aziende che possono fornirlo. E due, la possibilità di avere un qualcosa che ti permetta di venderlo, che sia facilmente fruibile, facilmente utilizzabile e veramente poco arzigogolata. Perché se andate a vedere izumo.it o osteriadeidesideri.it, sono tutti siti veramente facilmente fruibili, forse addirittura tanto semplici, che però ti permettono di arrivare a pochi click, con pochi click, ad un acquisto che alla fine invece porta tanto valore aggiunto all'imprenditore che c'è dietro. Posso chiederti ancora una roba? Questo ragazzo qua era già presente online, aveva già una sua reputazione, e quindi è partito proprio... Allora, era molto 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 forte come personaggio, ma sui social aveva un profilo Instagram già comunque con dei follower, è una persona che comunque si presenta bene, un giocherellone simpatico e ben voluto, e secondo me anche quel fatto lì ha aiutato, perché comunque poi lato social è stato aiutato molto. E di conseguenza il nostro progetto non è partito per una volta nella vita in salita, ma almeno ci siamo trovati in un falso piano, perché poi di problemi ci sono stati, gestione dei pagamenti, gestione delle consegne, ma è stato comunque tutto molto gestibile. E ripeto, noi siamo andati online dopo pochi giorni, ma dopo poche settimane il meccanismo era ingranato e funzionava bene. E quindi io continuerò a ringraziarlo, perché ripeto, lo dico scherzosamente, è stato il nostro beta tester, ma cioè ad averne di clienti che ti danno così tanta fiducia, però ha aperto obiettivamente poi la strada ad altre persone che stanno comunque seguendo la sua scelta. GD Delivery ad ora è un nostro prodotto che viene venduto, funziona. Lui resta sicuramente il nostro caso studio, perché ad ora è l'imprenditore che fattura di più con quel sistema, però è un qualcosa che almeno vediamo che ha dei ritorni, ha dei riscontri e anzi permette a un'azienda di sostentarsi, mantenersi. Tanta roba, tanta roba. Complimenti proprio. Volevo solo fare una considerazione, che non è una domanda. Allora, nella scorsa puntata avevamo detto proprio il fatto del serve un sito web o non serve un sito web, e abbiamo giusto detto un sito web serve se sia un obiettivo. In questo caso qua mi viene da dire l'obiettivo era ben definito, ovvero vendere, c'era un'emergenza, dobbiamo vendere, dobbiamo fare la consegna a domicilio, per cui voi siete stati professionisti nel consigliargli quello che faceva per lui senza mille palle e puttanate che non servono un cazzo, detto proprio fuori dai denti. E poi l'altra cosa, uno di parolacce, quindi doveva aggiungere due minuti. Quindi poi l'altra cosa che volevo dire è che al di là di questo, l'integrazione, cioè la gestione, come dire, l'integrazione con i social, quindi il tutt'uno, creare un ecosistema tra social, piattaforma, sito web, marketing e poi la sua presenza con un prodotto di qualità, con tutta una serie di cose, ha fatto sì che la formula fosse perfetta. Sì. Sicuramente la formula, io continuo a dirlo, è sempre condita da una bella dose di fortuna, perché comunque avere un'ascesa così veloce, ma ripeto,
chiunque di voi lo sa, così veloce sul web non è fattibile, non lo puoi promettere in nessuna maniera. Io voglio solo aggiungere una cosa prima, perché noi dobbiamo stare nei 15 minuti, non mi ricordo se te l'ho detto. Quindi siamo 14:45. Volevo solo dire che è andato talmente bene adesso l'esperimento con Ravera che adesso lui fa il sushi con le banconote, perché tanto è ricco. Sì, esatto. È pazzesco. E vi ritroverete al posto del riso la banconota da 500 euro, quindi andate su izumo.it. Questa a 15:00 veramente eccezionale. Chapeau, stiamo migliorando, stiamo veramente migliorando. Grazie mille a Davide, grazie agli altri due moschettieri di West Digital, il buon Fabio e Luca. Naturalmente, se pensate che questo video qua sia stato utile a conoscere un po' meglio il mondo del web e il mondo del web per le aziende, pollicione all'insù. Se dobbiamo migliorare, come al solito, pollicione in giù e magari anche un consiglio. Grazie, vi aspettiamo il prossimo giovedì, sempre alle 19. Ciao a tutti! Ciao, belli. Ciao! Ciao, ciao! LegaNerd.com. Elon Musk ha annunciato, ovviamente con un tweet, di aver discusso con i North American Bitcoin Miners, ovvero un insieme di generatori di criptovalute, che in occasione di questo confronto ha formato un consiglio del mining del Bitcoin che dovrà vagliare soluzioni atte a garantire la sostenibilità ambientale della filiera blockchain. Cosa vuol dire? E chi lo sa, ma il Bitcoin è subito salito del 4%. E poi andatevi a leggere tutto l'articolo, che non posso leggere per ovvi diritti. Quello che mi viene da pensare è che ogni qualvolta parla l'influencer Elon Musk, si alzano, si perdono quotazioni, si perdono soldi, si riattivano fondi, e c'è sempre Elon Musk di mezzo. Ora chiedo due cose al signor Elon Musk: uno, che parli di WeirdNet, se ne parla gli faccio anche l'intervista con persone interessanti, e se venisse a fare un'intervista su Chiacchiere con persone interessanti, gli chiederei: ma non ti è venuto in mente che lanciare tutti quei cazzo di satelliti possa essere un problema sia ambientale, sia per l'uomo, sia per il mondo animale, sia per tutti quanti? Sta oscurando le stelle con Starlink. Tra qualche anno non vedremo più il cielo come lo conosciamo. Secondo me è una cosa gravissima. Sta diventando praticamente il nuovo villain. Avete presente il cattivo dei film? Sta diventando quella cosa lì, e a me non piace tantissimo. Quindi, caro Elon Musk, vieni che a parlare con noi, che vediamo magari di trovare un'altra soluzione. Magari non sei così cattivo, hai capito, Elon? Poi, per carità, fai le auto elettriche, fai tutte le cose che mi sembrano che siano il futuro, però dobbiamo anche trovare il modo di smantellare, poi, senza inquinare, le batterie. WeirdNet presenta CCP, chiacchiere con persone interessanti, a cura di Fabio Matis. We'll be right back.
Bentornati a Chiacchiere con persone interessanti, la rubrica indimenticabile di We Are The Net. Non so se adesso la state vedendo in, su YouTube o in video comunque, oppure ci state ascoltando in podcast, ma vedete che c'è già il nostro ospite. E il nostro ospite, Luca Zerbini, regista, faccio subito spoiler. Devo dire che lo conosco da 15 anni, può essere una roba del genere, anche di più forse. Forse di più, ragazzi, siamo invecchiati. Sì, io ho perso i capelli anche. Nel mentre, quando ci siamo conosciuti ero Sandy Martin, poi dopo così, una degenerazione. Allora, e ci siamo conosciuti anni e anni fa quando, io ti ho conosciuto che tu avevi già l'agenzia pubblicitaria. Sì, sono sicuro. Sì. E suonavi. Sì, può darsi. Noi avevamo il gancio comune, Paolo Daniele, che saluto. e suonavate in un gruppo musicale, Back to the Best. Sì. E all'epoca, non so come mi ero ritrovato a fare quella cosa lì, sai, sempre nelle cose di sperimentazione. Vi avevo fatto da VJ una serata in un locale a Cuneo, giù di lì, mettendo delle robe che non c'entravano niente con quello che cantava, cioè, ma poteva essere una roba artistica inimmaginabile. Ho ancora il video di quella serata, era pieno di gente, pieno di sfiga. Ti ricordi quando c'era? E da lì poi abbiamo collaborato. Io con Luca e la sua agenzia collaboro appunto credo da 15 anni, tra varie cose, vicissitudini, cambi di lavoro, di prospettive mie, eccetera. E siamo sempre qua a collaborare perché considero Luca e la sua agenzia comunque, almeno per quello che è la mia piccola esperienza, una dei, come dire, delle agenzie più creative che c'è sul territorio, quantomeno di quello che ho conosciuto io. E Luca è il regista, l'art director di questa agenzia, che non facevo pubblicità, un'inventiva. Tanto, chi se ne frega, il podcast è mio, quindi posso dire cosa voglio. Luca è il regista. Chi te l'ha fatto fare? Ma allora, anzitutto, oggigiorno, a parte che proprio la parola regista è diventata un po' in disuso, cioè adesso si dice videographer, filmmaker, bello. Sì, ma in realtà adesso, allora, secondo me il regista è, diciamo che è un uomo d'azione che però è seduto su una sedia. Tipo Nick Nolte. Alla fine ci creiamo tutto nella nostra testa, no? E poi dobbiamo metterlo in pratica. Diciamo che siamo degli animatori delle nostre teste, delle nostre idee, praticamente. Cioè, fare il regista è un po' quello. E quindi alla fine anche quello che facevo come Back to the Best, cioè alla fine facevo una specie di animatore, insomma, delle serate. Alla fine, in un certo senso, è una continuità, trovo continuità anche nel mio lavoro, nel senso che alla fine tu devi sempre creare, diciamo, le condizioni per animare, diciamo, quella che è una tua idea. Alla fine parte da lì. Quindi la scintilla parte dall'animazione, da voler. Il regista è una cosa che a me affascina tantissimo. Cioè, tu sai, ho collaborato tantissimi anni con dei registi teatrali, da dietro le quinte, ovviamente. A me ha sempre affascinato più degli attori, in realtà. Perché sì, non ci sei, ma ci sei in campo. Esatto. Esatto. È una cosa bellissima, nel senso che alla fine. A parte che partecipi a tutto il processo creativo, quindi dall'inizio alla fine, l'attore sicuramente ha il vantaggio poi di essere lì in prima linea, di essere la materia che tutti guardano, quindi sia che tu sia in teatro, sia in uno spot, in un film, tutto quanto, e ovviamente sei alla ribalta, no? Quindi hai quell'onore lì. Però, ad esempio, nella mia esperienza quando ero più giovane, la cosa che a me dava molto fastidio, perché io ho fatto anche un po' l'attore inizialmente, anche in pubblicità e tutto quanto, e la cosa che mi dava un po' noia era il fatto di essere consapevole solo del
0,0001%, no, di quello che invece è la totalità del lavoro. E questo non essere partecipe in tutto mi dava molto fastidio. E per me era difficile. Però diciamo che il mio mondo, cioè io nasco come regista, in realtà non nasco a livello professionale con un'inventiva. Diciamo che la mia è un'indola creativa che è nata da piccolo, quando ero malato di tumore a 7 anni. Per 2 anni facendo chemio e radioterapia andavamo io, mio padre o mia mamma, insomma, all'ospedale, e essendo che sei legato non puoi fare niente, non puoi alzarti, non puoi fare nulla, quindi sei legato a una febbre o quanto, la cosa più bella era di creare dei mondi immaginari insieme soprattutto a mio papà, e ridevamo come dei matti. Continuavamo a ridere per delle storie che ci creavamo. Mi ricordo i bambini che ci guardavano gli altri letti, mentre gli altri genitori magari rimanevano distrutti per la vita distrutta dei loro figli, la loro vita. Invece noi ci immaginavamo altre cose e ridevamo in continuazione. Infatti, e da quella cosa lì è nata questa vocazione creativa, che probabilmente comunque era già mia di suo, ma si è coltivata, e quindi adesso diciamo ne do sfogo. Tra l'altro credo, a parte che ti ringrazio per questo aneddoto, io l'avevo letto già, l'avevi scritto una volta mi sembra sui social, che non sapevo questa parte della tua vita, mi aveva colpito, ed è una cosa, chi più chi meno, la scintilla parte quasi sempre da un momento di sofferenza comunque. Sì. L'ho visto per tanti personaggi, cioè hanno quel momento che ovviamente di pericolo, di sofferenza, chiamalo come e se riesci a recuperare da lì, cioè veramente riesci a dare sfogo, e sono soprattutto mestieri creativi quelli che riescono poi a svilupparsi. Per me tante volte è così, cioè nel senso che hai l'impossibilità di fare certe cose che non puoi, cioè la mente diciamo ti aiuta ad evadere, è bello questa cosa qua, però adesso al di là non voglio, no ma ci parcherebbe. Ma poi ripeto, non è una storia triste, cioè è una storia bellissima, perché in realtà quando vinci un mondo brutto con il sorriso, poi alla fine è una cosa che ti rimane. Ti segna proprio per la vita, ma in maniera positiva. Assolutamente sì. Tra l'altro, io mi ricordo una volta di aver acceso la televisione e vedo Luca Zerbini in un film. Sì. Mi confermi? Era giovane. Con Morelli, forse era. Era un film con Scamarcio, Inaudi, Francesco Inaudi, così. E un film di Luca Luccini. Che anche lui, tra l'altro, a parte i film che ha fatto, è famoso per aver fatto 3 metri sopra il cielo, così. Però anche lui è un regista pubblicitario. Mm-hmm. Però ecco, quel film lì è stato proprio uno dei miei motivi invece scatenati del fatto di non percepire appunto la totalità del lavoro che c'è dietro. E quindi quando ero ragazzo, 21, 22 anni, mi dava molto fastidio questa cosa. Cioè, per me è proprio fondamentale il partecipare nel tutto, ma questo c'è, cioè, nella nostra agenzia poi è una cosa un po' particolare, perché noi siamo uno studio che è piccolino, nel senso non è un'agenzia enorme di Torino, e secondo me è una fortuna quella, secondo me. Sì, cioè, sono mondi diversi, noi siamo cresciuti in un mondo dove noi che siamo in pochi siamo abituati, diciamo, a confrontarci su tutto, nel senso a fare il processo creativo tutti insieme. A bottega. Bravissimo, bravissimo. Che è una cosa che a noi piace, nel senso una dimensione che non credo che riuscirei a occuparmi, ad esempio, solo della regia e basta. Cioè, nel senso,
e non occuparmi del resto, dalle, ma nel senso, poi nel mondo ovviamente del video c'è l'editing, la ricerca prima nella preproduzione, devi fare un sacco di cose, però diciamo anche proprio a livello invece del creare le idee ci mettiamo tutti quanti insieme, facciamo un brainstorming, poi dopodiché ognuno di noi crea magari una sua versione, insomma, dell'idea, e poi ci mettiamo a confronto e segnaliamo ai clienti quali sono le idee migliori che ci sono venute, e da lì si parte. Però noi puntiamo proprio tanto 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 su questa cosa dell'idea, che noi pensiamo che comunque la tecnica, diciamo, deve essere al suo servizio, perché poi alla fine ci sono un sacco anche nei film, cioè, insomma, dal punto di vista emotivo, i film che rimangono ti rimangono proprio perché c'è un'emozione dietro, c'è un'idea che è bella, gli attori, tutto quanto. La tecnica però deve, diciamo, essere al seguito di questo, perché tante volte poi invece la tecnica, diciamo, rimane datata, mentre l'emozione no, l'emozione invece rimane sempre, è come fosse ieri, cioè, nel senso, voilà. Questa cosa è sempre colpita. Allora, l'ultimo pezzo della scorsa puntata del podcast ho detto proprio questo. Cioè che ho chiamato quel pezzo "Sono solo canzonette", nel senso che prendevo, che molti si soffermano sulle strategie digitali, sui numeri, l'insight, le cose eccetera, ma se poi produci dei post o una comunicazione che non arriva a nessuno, se tu sai tutta la tecnica non te ne fai niente. Cioè, per assurdo, nel mio mestiere, secondo me, i più bravi sono quelli che non sono studiati. Nel senso che, cioè, quando Chiara Ferragni ha cominciato, non era una social media marca. Quando Montemagno ha cominciato, non era, aveva stato fatto, mi sembra, public speaking, una roba del genere. Però la tecnica ti aiuta, secondo me, magari ci sono delle cose, certo. Per dirti i classici trucchetti: in un video online il titolo fa l'80% delle visualizzazioni, certo, perché è come lo scrivi. Poi certo che poi il video deve essere figo, cioè, arrivare, emozionare, tutto quanto, ma se già non metti un titolo buono non hai la possibilità di farlo vedere. Quello Sono d'accordo, ma quelli sono proprio strumenti pubblicitari, tra virgolette. Sì. Che ci sono sempre stati, semplicemente si adattano ai tempi. Assolutamente sì. Cioè, il mercante che ti attraeva nel mercato di con il gioiello più bello per farti entrare, invece comprare dei ciapa puer. E queste sono le. Sì, a me piace sempre. Che trovo sia c'è proprio l'istinto della vendita, e il film di Scorsese, The Wolf of Wall Street, dove ti dice, il tipo dice: vendimi questa penna. Ecco, quello per me è il top, adesso, alla fine è tutto lì. Tu puoi, infatti adesso, anche con i nuovi strumenti digitali che hanno aperto un mondo nel video, nel senso che prima tu, grande azienda, dovevi passare unicamente tramite il canale televisivo o la stampa, tutto quanto. Però diciamo che la TV che ancora adesso è quella che, per arrivare al pubblico generale più grande, ovviamente devi fare Canale 5, Italia 1, la Rai, tutte queste cose qua, hai una potenza di fuoco che arriva ovviamente a tutti, e dovevi andare per forza con uno spot che doveva essere, secondo certi canoni, io questo parlo negli anni antecedenti a quello che poi è successo con la rivoluzione di YouTube e tutto quello, certo, che è il lato digitale. Adesso effettivamente la forza di un video dove sta? Perché io effettivamente con un cellulare effettivamente potrei fare un video che ha una diffusione spaventosa, ok? Quindi magari con non la tecnica eccezionale dei grandi registi che ti fanno spendere centinaia di migliaia di euro, ok? Questa cosa qua, diciamo che va a scontrarsi con quello che invece è il mondo pubblicitario antecedente, no? Quindi che invece quando vai in televisione tu devi avere uno spot che spacca a livello proprio di visivo,
ok? E quindi diciamo che questi due mondi si vanno a scontrare un po' così, e poi si creano gli ibridi come può essere stato ad esempio lo spot della Motta, quello dove c'era la bambina che gli cadeva il meteorite sopra, no? Che sono degli ibridi, sono spot che sono girati in maniera molto semplice, molto, molto tranquilla. Lo stesso nostro che abbiamo fatto di Brondi, sono spot che hanno avuto un forte impatto anche a livello social, a livello digitale, creando addirittura, cioè, i meme, insomma, di questo cappuccetto rosso. Io ogni tanto rido perché vado a vedere i commenti, ci sono delle cose pazzesche che vengono fuori, eppure creano appunto una sorta di ponte tra quella che è la comunicazione tradizionale, ovvero lo spot tradizionale, e invece questi nuovi, diciamo, che ammiccano di più all'utente invece digitale. E quindi se riesce a fare, diciamo, queste operazioni, diciamo che riesce a rendere vincente una comunicazione. È molto difficile. A me vengono anche in mente The Jackal, cioè, nel senso che poi ho scoperto sono frutto di Fanpage, se non sbaglio, e loro, la maggior parte dei loro video in questo momento sono spot, praticamente sono pazzeschi, sono gag, insomma, degli sketch così, però è quasi il ritorno al carosello. Adesso vabbè, non siamo così vecchi, però abbiamo sentito parlare di carosello. Però è quella la strategia, è quella lì, cioè, nel senso, loro hanno fatto, poi hanno una tradizione anche napoletana che sicuramente li ha proprio plasmati, però secondo me hanno proprio quel modo di fare lì, e secondo me loro in questo momento sono top. Sì, sì, assolutamente sì. E ti chiedo anche, ok, c'è tutto il processo creativo, tu avrai studiato, immagino. Io ho studiato, ho fatto la New York Film Academy, però devo essere sincero, questo qua è un mondo dove impari, diciamo, o guardando altri registi, quindi lavorando insieme ad altre, in altre situazioni, quindi dove impari proprio perché è un mestiere molto, cioè, fisico anche, nel senso, devi imparare a parte la tecnica, ma proprio imparare anche a gestire le cose, ok? A gestire le persone che lavorano, cioè, nel senso, è una cosa che tu, quando sei su un set, hai a che fare con tante persone diverse, ognuno ha la sua idea, giustamente, e quindi tu devi cercare di amalgamare tutte le cose insieme. È una cosa istintiva che alla fine uno fa. È una cosa che è molto difficile, secondo me, da imparare se non ce l'hai dentro, ok? Come tutte le cose, nel senso, tu devi essere un po' portato, ma soprattutto devi avere questa capacità, secondo me, un po' comunicativa, di far andare d'accordo tutte queste figure. Quindi diciamo che secondo me il regista, al di là che tante volte è dire sì, no, ok, cioè, nel senso, perché ovviamente il direttore della fotografia ti dice ok, allora io ho questa idea qua, facciamo la luce, quindi io regista gli dico io vorrei fare la luce in questo caso, vorrei che questa situazione del giorno sia molto una situazione che, ne so, siccome di anni 80, ok, che ha una luce particolare, molto diffusa, come direbbe adesso in Boris, direbbero, stavo pensando la stessa cosa, marmella tutto, no? Stavo pensando la stessa cosa. E quindi condividi, poi lui ti dice ok, così la facciamo così, e tu dici sì, no, cioè, alla fine quindi alla fine è più, diciamo, la parte prima, no? Cioè, il creare tutto l'ingranaggio, perché poi alla fine del giorno invece dello shooting è più divertimento, più tra virgolette, è finito, cioè, nel senso, sì, è già quasi fatto. Le basi sono già state buttate, quindi andate dietro al copione. Sì, alla fine sì, cioè, nel senso, è più la parte prima, cioè, tante volte, magari per vedere che sono uno spot in televisione che dura 15 secondi, 30 secondi,
c'è un lavoro magari di un anno dietro, perché prima di mettere insieme l'idea che possa piacere al cliente, cioè nel senso, lì dipende, tante volte è così, ma dipende molto da... E come dicevi tu, l'idea, io mi ricordo tipo lo spot, forse cos'era, dalla Fiat, del tipo che, la tipa che dice, era al telefono, vado col primo che incontro, il tipo veniva, cioè, quello era idea, cioè era solo idea, quella roba lì, perché tecnicamente... Quella in realtà, ti dico una cosa, però quella fu molto criticata, perché... tu adesso dici Fiat, io ad esempio non mi ricordavo proprio il prodotto. Mi sembra Fiat, non sono sicuro. Infatti il problema è che fu un tormentone eccezionale, ma la gente non si ricordava perché cosa fosse. Ah. Quindi bellissimo, ma non fece vendere, cioè fu paradossale questa cosa. Tanti dicono, cioè alla fine tu fai lo spot perché tu devi far ricordare che ovvio. Cos'è il marchio, nel senso, alla fine è il fine, quanto, ma poi devi fare vendere, certo. La nostra cosa è che per quanto riguarda la televisione tu devi, anche perché l'investimento pubblicitario è molto alto, tu devi fare immediatamente riconoscere, ne so, Cappuccetto Rosso adesso è Brondi. Credo okay. che chiunque in questo momento, se lui dice Cappuccetto Rosso, lo Brondi. Identifichi come Brondi, immediato. Mentre ad esempio su web le cose potrebbero essere invece un pochetto differenti. Cioè tanti vanno anche magari, fanno queste campagne digital, anche magari, che ne so, su... quelle cose, i banner che ti compaiono, che ne so, su Libero, su Repubblica. Io li trovo già datatissime, quelle robe. Lo fanno purtroppo tanti, perché poi... Che posso farlo i giornali, quello. Perché sì, perché poi alla fine anche le agenzie media spingono magari per fare quei pacchetti lì. Ad esempio io, anche a me non piacciono molto, perché... Cioè, nel senso, li trovo meno efficaci, magari di invece fare lo spot che diventa virale, perché... Certo. Ha l'idea che è forte, e allora il prodotto, come ne so, il video della Nike, quello dove, che era uscito quest'estate, dove c'era lo schermo diviso a metà e vedevi praticamente gli atleti che completavano uno l'altro, diciamo, da una parte e dall'altra, ed era talmente bello che poi solamente alla fine vedevi il logo della Nike, tu non, cioè nel senso, lo vedi il prodotto, ma lo vedi quasi... così, no? Quelle grandi, ovviamente i più grandi marchi si possono permettere di fare questo, però quella è la forza del video virale, avere un'idea che è forte di per sé, che è bello perché è bella quella cosa lì, è bello vedere la mamma che, oppure che ne so, il nonno che a Natale è da solo e manda la lettera a tutti come se fosse lui morto, quindi tu ti prendi dietro questa idea e poi solo alla fine vedi il messaggio pubblicitario. Quelle robe lì sono molto potenti, certo. E quello è la bellezza del mondo digitale, che ti permette di essere, secondo me, più creativo in questo momento che non sul metodo tradizionale della televisione, dove vedi più cose ancora, tra virgolette, io dico alla Mulino Bianco, ma sì ho capito. Diciamo che il web ha i pro e i contro, perché il pro è che veramente puoi sperimentare tantissimo, il contro è che sei soggetto agli algoritmi. Certo. E quindi certo. Ho visto campagne e campagne bocciate perché all'algoritmo di Facebook non piaceva, che ne so, dentista che mi fa vedere come lavora, cioè bloccato completamente, perché non si possono far vedere i denti, per dire, oppure non puoi farle vedere, e dici boh, mi ha bloccato tutto, ma finché non lo pubblichi non puoi saperlo, cioè è quella cosa lì. Poi per carità, nella televisione tu hai degli organi di controllo, che se tu esci, però ecco, quello, cioè tu puoi uscire con lo spot, è successo tante volte, magari adesso ho visto Ferrero, ma tanti comunque marchi grandi che ti dicono no, però il tuo messaggio è ingannevole, perché è successo a Poltrone Sofà a febbraio,
che gli hanno fatto una multa, non so se da €1 milioni, se non sbaglio, non ho comunque cifra del genere, perché hanno fatto pubblicità, tra virgolette, ingannevole, in cui il messaggio, adesso non mi ricordo su che cosa era, lo sconto, se non sbaglio, che... Beh, c'è una, c'è una promozione poltrone soffà sicuramente in questo momento. Esatto. Sicuro. No, comunque c'era stata questa cosa qua, ma cioè, nel senso è... No, è una cosa normale, nel senso nel nostro mondo ci può capitare che magari vai in conto perché non hai la frase giusta, certo. È molto difficile tante volte trovare il giusto equilibrio, e poi tante volte qualcuno si sveglia e dice no, quella cosa lì non si può. No. Però almeno in quel caso lì sei uscito. Il problema è quando ti bloccano prima, per quello che io è una cosa di algoritmo. Sì, esatto, che poi magari non vuol dire, delle volte veramente basta passare da, che ne so, il moderatore, perché comunque ci sono gli omini ancora dietro, non è che in realtà non è proprio tutto algoritmo. Basta che ci sia quello che ti fa ok e ti fa passare la cosa, o quello che, ma non so, tu e te lo blocca. Sì, cioè il classico funzionario che, boh. Ti chiedo. È un grosso problema, in realtà, perché magari tu fai tutto un non per niente. Io spingo sempre per avere delle call to action alla fine, cioè. Fai più cose, più contenuti. Io sono dell'idea che in questo momento sono i contenuti il miglior biglietto da visita, che siano video, audio, scritti. Io sto vedendo adesso stiamo facendo un video, ma finisce anche in audio questa chiacchierata. Per me, cioè, ti dico, ho cambiato un po' di cose, ho perso un po' di pubblico, devo dire la verità. Mi sono arrivati dei messaggi, delle cose, da anche le ultime puntate che ho fatto mi hanno fatto molto più piacere, perché tipo uno speaker radiofonico molto famoso, cioè famoso per me è famoso, non so se... e per cui mi dice ok, non sto proprio buttando nel cesso il mio tempo, vedi, è già qualcosa, mi fa piacere, diversificando quelli che per esempio vogliono la pillolina. Io dico la pillolina, lo dico in tutte puntate, la pillolina te lo do se sei malato, ma la pillolina che te devo dare? Bisogna sperimentare e studiare. Come la pillola blu o rossa? La pillola blu ti fa avere grandi impennate di share. Altra cosa, abbiamo parlato di creatività, di tecnica, strumentazione, ci vuole un bel investimento, credo, nel tuo campo. Per forza di cose, noi abbiamo il nostro studio, è una cosa un po' particolare, nel senso che è una villa a tre piani, sembra da fuori, sembra una casa, ma in realtà sono tutti uffici. Al reparto sotto abbiamo la sala di registrazione dove facciamo gli speakeraggi, le sonorizzazioni, una piccola sala di posa, e poi dopodiché quando invece andiamo a fare invece i set, che dobbiamo avere bisogno di costruirli proprio i set, andiamo a Torino, tanti anni siamo andati a Carmagnola, che c'era un bellissimo set che adesso purtroppo non c'è più, che c'era comodo. E poi tanta strumentazione, nel senso che alla fine... Come tutto, la tecnica si evolve, devi avere, diciamo, sempre gli ultimi arrivi, cioè nel senso, anche perché poi il nostro è un mondo che si evolve anche in queste cose qua, che sono un po' cose stupide, però 4K, 8K, tutte queste menate, insomma, così, che però alla fine sono cose che nel nostro lavoro possono salvarti anche proprio la giornata, perché tu magari hai bisogno, sono cose stupide, ma... Alla fine tu quello che mandi alle televisioni è ancora un Full HD 1080, quindi non è 4K, sì. Anche se ti dicono che adesso ti trasmettono magari il segnale 4K, ma non è vero, l'8K siamo anni luce da come, questa cosa. Come comprarsi una macchina che fai 300 all'ora e non la puoi usare. E poi alla fine noi guardiamo quasi sono tutto scherzo. Qua sopra, ok? Noi ci rendiamo conto che in realtà noi vediamo qua sopra, quindi... Oh. Le attrezzature grandi servono per dare questo senso più, tra virgolette, cinematografico.
alle nostre riprese. Ok, detto questo, molto spesso invece il look cinematografico non è quello che serve, ok? Cioè, è questo il paradosso in cui noi viviamo in questo momento. Cioè, che magari è più vero avere invece delle riprese che siano, tra virgolette, più, adesso permetto, amatoriale, anche se non è amatoriale, ma che non abbia quel tipo di sensazione di messa a fuoco. Quando tu magari parli di cinema, magari vedi la persona che è stagliata e dietro è fuori fuoco, ok? Questa sensazione di essere tagliato così. E cosa che col cellulare invece non puoi fare, no? Certo. E quindi questo senso qua ovviamente lo dai con un'altra attrezzatura. Poi noi abbiamo in casa, abbiamo tante cose, anche proprio per avere, diciamo, la nostra attrezzatura di base. Poi negli spot invece che magari vanno in onda su canali nazionali, affittiamo dai, come fanno tutti, dai rent cinematografici, e giri con le attrezzature migliori per avere la qualità migliore. Ma cioè, noi viviamo comunque in questa bolla dove tante volte quello che dicevo prima, la tecnica sembra essere più importante dell'idea, quindi è più importante girarlo che sia fighissimo, ma magari l'idea poi di per sé è nulla. Adesso mi vengono in mente molto gli spot dei profumi, nel senso, gli spot dei profumi che vedi su un'onda sui canali nazionali, a parte alcuni, ma sono sempre basati sugli stessi concetti, dire "the new fragrance", "the new fragrance", così, no? E mi pare anche di Jekyll l'hanno fatto un video, cos'era, l'anno scorso, che era secondo me eccezionale, sul mondo pubblicitario, su come questi stereotipi vengono coltivati, ritriti e ancora ritriti. E lì ritorna Boris su questi. Ma per forza, non si esce da quella bolla lì. Sì, sì. Cioè, è difficile, nel senso che comunque tu, cioè, nella storia della pubblicità, ovviamente ricordi comunque poche cose che hanno fatto veramente la storia, che hanno rivoluzionato la cosa, ma il resto ricalca sempre più o meno gli stessi stereotipi. Ma per forza di cose, non è possibile che, nonostante che siamo chissà quanti creativi sulla faccia della terra, non è possibile creare sempre qualcosa che rivoluzioni. Si può prendere e trasformare, come si diceva, nulla si inventa, tutto si fa sempre. Quello si fa sempre, tutti i creativi lo fanno. Diciamo, il carosello di prima è quello di Giacca. Sì, alla fine è un ritorno, ma è come nella moda, cioè, nel senso, probabilmente adesso non viene più inventato niente da decenni, però si riprende quello che è già stato fatto, si accrocchia in maniera differente. Alla fine poi il pubblicitario fa un po' le stesse cose, nel senso che poi alla fine è una cosa strana, però ad esempio, andando invece nel mondo cinematografico, però se tu vedi, che ne so, vai su Netflix, vedi come strizzano l'occhio ad esempio alle generazioni degli anni 80, quindi cercano proprio di ricreare le serie che hanno dato, non so, da Stranger Things a tutte le a tantissime altre serie, che cercano, ad esempio It l'hanno, invece che farlo ambientato come era nel libro negli anni 50, nella prima parte, l'hanno fatto negli anni 80. Perché? Perché devi prendere il pubblico che siamo noi in questo momento, che siamo, tra virgolette, la forza pagante più, cioè, nel senso, quelli che si fanno gli abbonamenti. Sono la forza lavoro, diciamo, in questo momento. Certo. Ovviamente siamo noi il target. Tra 10 anni saranno quelli degli anni 90, cioè, nel senso, cioè, e cambierà sempre così. E quindi tutto questo ammiccare, ma anche negli spot, tante volte vedi proprio il tipo di luce, il tipo di illuminazione, cerca proprio di ricreare quella roba lì. Perché? Perché tu vai a prendere immediatamente la persona, è proprio una cosa, emozione della tua infanzia. Se tu guardi Stranger Things, all'inizio ti sembra di vedere i Goonies, per dire, cioè, è proprio là. A nostro lavoro, sì, proprio, sì, sì, sì. Stand by me, cioè, ma
un sacco di film anche di Spielberg, sì, 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 ravvizzinati del terzo tipo, cioè proprio robe, ma è normale, ma è giusto così, eh? Nel senso è un modo anche furbo di accalappiare la cliente. Certo, è un target, è quello. Target, tutto studiato. Ma a te piacerebbe fare un film? Ci ho pensato quando ero giovane e ho anche scritto delle sceneggiature e tutto quanto. È una strada il cinema che, essendo diciamo molto lunga, te lo devi permettere prima di tutto economicamente, nel senso che prima di poter sfondare devi avere comunque un po' le spalle coperte, nel senso che tu puoi magari lavorare, cioè nel senso devi fare anche delle scelte di vita sicuramente, perché Roma ovviamente è ancora il centro comunque italiano per fare cinema, e quindi comunque devi trasferirti lì. Io anche proprio caratterialmente non amo molto la grande città, idem, ma non mi piace proprio, non è il mio, cioè faccio fatica proprio fisicamente, quindi per me sarebbe complicato. E poi comunque adesso da quel che vedo anche ci sono degli esempi qua, insomma, di registi che anche nel territorio, però vedo che devi avere proprio tanto 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 le spalle coperte, perché è molto complicato riuscire a sfondare nel cinema, e se non hai di base, insomma serve budget e aiuto. Sì, è molto complicato, nel senso che devi fare quello. Io sinceramente non me lo posso permettere. E poi, come dire, il lavoro del film è un lavoro appunto molto anche di sul lungo periodo, quindi devi avere tra virgolette solo quello nella tua testa. Io invece sono una persona che ha tanti interessi e penso che farei fatica a stare proprio magari un anno intero, due anni, a fare solo quella cosa lì. Farei un po' fatica, nel senso che alla fine mi mancherebbe tutto il resto. Ci credo. E quindi, ci credo. Allora, adesso andiamo a quasi concludere. Ti avevo detto, infatti, in mezz'ora siamo già su, ma chi se ne frega. Allora, io sono una ditta, no? Che ti trova, ha visto i tuoi lavori, gli piaci e tutto. Come ti approcci? Qual è il processo per arrivare al prodotto finale, quello del video, diciamo, dello spot? Noi facciamo sempre così, nel senso, noi non forniamo tipo un preventivo, cioè diciamo costiamo tot, anche perché il problema è che noi siamo dei sarti, certo, costruiamo su misura proprio la cosa. Quindi il nostro metodo è proprio quello dell'agenzia, nel senso che un'inventiva, adesso a parte i video, comunque ci occupiamo di tutto, l'immagine a 360 gradi, quindi qualsiasi cosa. E il fatto è proprio che noi facciamo un'idea, iniziamo da lì, cioè quindi solitamente ne proponiamo due o tre, solitamente con allegato un preventivo, che per capire anche di che volta, certo, dice. E penso che anche Kubrick facesse preventivi, cioè. Penso di sì, penso. Cioè, se... e appunto la partenza sia che l'idea piaccia, nel senso che dobbiamo cercare proprio di creare qualcosa che al di là che piaccia al cliente, che è importante, perché giustamente chi paga, però è anche importante e far capire perché questa cosa può funzionare. Detto questo, lo dico in maniera molto, molto veritiera, dato che questo è il processo creativo che fanno tutte le agenzie, dalla più piccola alla più grande, nessuno può sapere, neanche se sei l'Armando Testa, neanche se sei la Leo Barnett, neanche se sei, che quella cosa lì possa funzionare al 100%, che quella cosa lì sarà il più grande spot mai realizzato. No, questa cosa qua è la scommessa di chiunque, nessuno ha la chiave, nessuno. Io dico sempre, diffidare da chiunque vi dica
Questa è la chiave per avere successo. Anzi, io mi diverto ogni tanto. Io ho questa pagina che si chiama Zerbini, che vi invito assolutamente a vedere, dove io tante ci volte prendo in giro anche queste cose. Uno l'ho fatto proprio su questa cosa dell'essere. Cioè, avevo visto questo video di una tipa che mi ha fatto morire. Che cioè, io nel 2020 ho lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato, causa Covid, penso così, per fare finalmente quello che desidero. Lei diceva che si dedicava a fare le grandi strategie per avere più visualizzazioni su Instagram, su Facebook, su YouTube, i segreti ultimi, le uniche cose che possono funzionare. E sì, e questa cosa, come dicevamo all'inizio, come la Chiara Ferragni, secondo me anche lei, se adesso glielo chiedi, lei ti dice non lo sa dire. Ma no, lei ha successo. Non lo sa, non lo sa. Ecco, queste cose qua secondo me non le sa nessuno. Puoi avere delle chiavette, appunto, dei trucchi, lo quanto, sì, ma... le pillole. E quindi è così, lo trovo molto divertente. No, siamo assolutamente allineati. Io adesso che sai che faccio soprattutto corsi, formazione, così, e ogni tanto, cioè, sono anche iscritto a gruppi, l'ho detto più di una volta in un podcast, dove vanno a beccare questi, insomma, i guru. Infatti adesso, infatti, se, come dicevano, mi sembra i buddisti, se incontri un guru uccidilo. E... non sparate, vogliamo bene i buddisti. Sì, non sparate neanche a quelli ai guru del web marketing. No, effettivamente ti do la soluzione. La pubblicità ormai è sempre lo schema, è sempre questo. Ti do la verrà rivelato in questo corso, in questa formazione, delle cose che non è... c'è un webinar gratuito che secondo me quello già è il meno, perché anch'io adesso che sto producendo video dei miei corsi stavo pensando, sì, ma obiettivamente io mi vorrei presentare prima, perché magari, come fai a comprare un corso? Che poi, se ci pensi, i corsi li compri sempre senza sapere niente. Ah, no. Per cui potrei raccontarti 3 ore di fuffa e tu ormai te lo sei comprato è finita lì. Per cui secondo me una presentazione di quello che si fa, secondo me è anche giusto, però questo ti rivelo il segreto del cosa è eccezionale. E purtroppo il target medio sono ragazzini, cioè dove si cerca la cosa fa adesso. Non è che voglio fare l'anziano, avete visto, perché no, perché voglio dire, no, però i vecchi si fanno fregare in altri modi. Diciamo, è così. Io parlavo l'altro giorno con un mio amico, dicevo, chissà quali saranno i modi in cui fregheranno noi quando saremo anziani, no? Certo. Perché adesso ci sono, mio padre che ha 86 anni ed è già uno di molto aperto mentalmente, brillantissimo, però ogni tanto mi manda tipo il messaggio: Luca, fai attenzione perché su WhatsApp gira il messaggio delle poste che ti dice di aprire l'allegato. Io dico: ma è ovvio che non devi aprirlo. Cioè, cerca di pensarci, cioè, perché dovresti aprire quel messaggio, no? Cerco di fargli capire. E poi ci penso, chissà come sarà il modo infatti, di ci farà... poi... e ce la faranno, secondo me. Certo, forza. Sì, magari mia figlia che mi dirà, sì, anche tua, sì, ti dirà: ma papà, mammi pazienza. E per la cosa ci sarà, è così. E però è fantastico. Ricordiamoci queste parole, su questo pezzo. Lo metto in loop da qualche parte. No, effettivamente sarà così. E direi che un po' di cose. Guarda, io vorrei dire anche una cosa ai giovani che si approcciano a questo mestiere. Non fare troppo, no? L'anziano adesso. I giovani. Io sono nato anziano. Io non sono mai stato giovane, figurati. No, io proprio non me lo ricordo. Ti ricordo che sì, che gli altri erano giovani, così, ma io non lo sono mai stato. Comunque, è un mestiere bellissimo, bellissimo. È un mestiere fisico, comunque, perché uno pensa così, cioè,
però noi siamo alla fine comunque degli uomini comunque d'azione, cioè comunque le camere, portare la calzatura, cioè pesa, ok? E però è un mondo molto creativo, non fatevi fregare dai 4K, 8K, 12K, non ve ne fregate niente, cercate di creare relazioni tra voi, divertitevi, create delle storie belle, divertitevi a fare il cortometraggio, tutto quanto. Queste sono le basi prima di tutto per poter essere in questo mondo e divertirsi. Però c'è da farsi, come tutti i lavori, c'è da farsi il tombino, non è una roba così che va immediata. E se volete scoprire veramente tutti i segreti per essere filmmaker, se volete seguite il video bellissimo che ho fatto qualche anno fa, Essere Filmmaker, in cui ci sono tutti i segreti di essere filmmaker. In realtà è vita quotidiana della mia esperienza, che però alla fine vedo che ha avuto riscontro anche tra gente, non pensavo mai più. Ecco, quello è stato un video virale. Se mi mandi il link lo metto dopo. Tanto, sì, vabbè, immagino sia anche parlato, quindi ci sta anche sì, in audio. Sì, ci sono io che dico delle cose, sì, okay. Ma poi è carino, fa diciamo la summa diciamo dell'essere finito. Comunque, avvalorando quello che hai detto, in questo momento sto registrando con Zoom, quindi credo che vada un mezzo K, non so quanto possa essere. Però secondo me di roba interessante ne abbiamo dette, no? Come vedete, questo quadro che vedete così rappresenta esattamente la creatività, vedete? Ci si capisce niente. Ok. La poi è così, ci capisce. Vabbè, è anche personale, poi voglio dire, cioè nel senso, se una io penso ad esempio, che ne so, a me è sempre piaciuto mescolare le cose, cioè sia l'alto, il basso, che ne so, ascoltare musica classica, ma intanto che ne so, non lo so, Despacito, no, mi fa schifo Despacito, però non è questa cosa, però cambia esempio. Cioè mettere insieme un po' di cose, i maneschi sai che a me non sono, non piacciono, però a me piacciono un sacco, a me piace il rock, però li squalificano perché pippavano, l'ho letto stacco, ma cioè, voglio dire, secondo te in TV si mette, non ha tanto senso sta cosa. Ho fatto la spia, bellissimo. Cioè, i francesi, vi ricordo 2006. Sì. po. Ok, gli è rimasto ancora lì. No, io in realtà non l'ho visto. Ho scoperto tutto anche lì dai social perché ero via nel weekend. Quindi non ho guardato telefono, non avevo molto televisione. Cioè, ho aperto Italia prima. Madonna, che è successo? Dopo Toto Cotugno, non so, 20 anni fa. Di più, credo. Credo che eravamo gagni quando. Perché era l'italiano che andava quella, quindi era fine anni 80. Sì, penso. Una roba del genere. Sì, sì. Fantastico. Oh, però ho visto gente impazzita. Cioè, c'è da dire che comunque. Non è cambiato niente. No, neanche a me. In realtà ero molto più preoccupato della Champions della Juve. Ma esatto. Va bene. Vedi anche lì. Fabio, io volevo ringraziarti. Adesso parte così per questa chiacchierata. Ti ringrazio. Ma ti ringrazio soprattutto perché è stata una chiacchierata in cui non abbiamo citato né il vaccino né il Covid. È stata una cosa bellissima. E non c'è un virologo. Non c'è un... È stato bello non parlarne. Adesso invito qualche virologo a dire cosa ne pensa di noi due, così. Esatto. Visto che ormai sono un metrapensé su qualsiasi cosa. No, io ti ringrazio tantissimo, spero che... Vabbè, se mi mandi il video, lo metto il link, ci metto l'audio assolutamente dopo, così va a completare, anche perché mi piace che nel po'... Anche lì, una cosa che mi piace del regista, del mestiere del regista, è il fatto, tipo l'altra settimana ho fatto un pezzo su Battiato, no? Perché era uno dei miei miti, è sempre stato uno dei miei miti, ho parlato di come mi ha ispirato, eccetera, e poi ho fatto fare un pezzo ad Anita, in realtà.
e mi sono divertito, una roba che dura 3 minuti con le sue frasi eccetera, mi sono divertito veramente un casino fare quei 3 minuti lì piuttosto che tutta la puntata, perché è proprio io faccio, però ti dà il senso quasi, no, del Deus ex machina, che ex macchina però è veramente figo come la prossima vita ti rubo il mestiere, sappilo. Va bene, allora ci riscambiamo. Vuoi dare qualche dove trovarti? Siti, allora, pagine, un po' l'hai già detto, però. L'agenzia nostra si chiama Uninventiva.com, ci trovate sia sul nostro sito oppure su tutti i social, da Instagram, Facebook, YouTube, trovate di tutto. La mia pagina invece personale è Zerbini, a cui tengo tantissimo perché nei ritagli di tempo, che sono molto pochi, mi diverto o a fare i monologhi oppure appunto a creare queste scene, tipo quella del calcetto. Quella me la ricordo pure io. Mario, io sono un calcettaro, quindi quando ci hanno tolto il calcetto per me c'è stato un disastro, nel senso, e credo di aver detto in poco tempo, insomma, quello che credo abbiamo pensato un po' tutti i calcettari, ma ce ne sono tanti altri. Ad esempio, un altro che a me piace tanto è il libro Il mio migliore amico, che tra l'altro poi, visto, è pazzesca sta cosa, i concetti che ci sono in questo video e che sono stupidissimi, cioè praticamente ci sono io che uso il libro ma nelle accezioni più imbecilli, cioè adesso lo uso come presina per prendere la pentola rovente, lo uso per come fanno i modelli che mettono il libro sulla testa per camminare in maniera dritta, lo uso come per fare i pesi mettendo tanti libri in una borsa, queste cose qua. Poi mesi dopo ho visto che Maggio Capatonda ha fatto questo video bellissimo, l'ho visto, libro il libro, no, così, dove lui fa queste cose qua. Io quando ho detto non ci voglio credere, ho beccato la stessa idea di Maggio Capatonda, però prima, quindi lui ha copiato. Infatti ti stavo per dire, ci sarebbero quelli rognosi che ti direbbero scrivo a Maggio Capatonda, che ti farebbe un culo così, credo, con i legali. Però Maggio per me è fantastico, continuano a essere uno dei miei idoli, ovvio. Molto bene, quindi Zerbini ti troviamo un po' dappertutto, sì, anche di YouTube, Instagram, Facebook, cioè, ci sono anche lì dappertutto. E poi invece ti mando questo di essere filmmaker, che è un video appunto che a cui tengo, e bello. Poi quest'anno, ragazzi, fatemi gli auguri il 2 settembre, ovviamente chi vuole, perché faccio faccio il 40, i figli fanno 10-40, faccio il vaccino adesso, quindi vediamo se ci arrivo. Hai detto vaccino, però adesso che non volevo frenare. Adesso mi comparirà sotto il post il coso del sapete. Comunque io ci sono passato l'anno scorso, per me è stato traumatico, ti devo dire la verità. Sì. I 40 sì, mi ha dato un enorme fastidio in realtà. Ma io nel senso, non lo so, io in realtà, cioè, adesso mi sento bene, però ho i classici segni della mezza età, cioè voglio, che ne so, mi voglio far regalare per i 40 anni, voglio farmi regalare il One Wheel, che è questa tavola con il ruotone gigante centrale, che è tipo una specie di skateboard, però sì, sì, come sì. Fosse il volo pattino di Martin McFly in futuro, però sì, e questi sono i segni che sto impazzendo, insomma, che sono gli ultimi guaiti della mia giovinezza, che non c'è data. No, io sono dell'idea che io ad esempio sto tornando indietro, sarà il fatto di diventare padre, quindi un po' diventi più scemo, secondo me. Sì, sì, sì. Cioè, però i 40, a parte che ho fatto la mia prima festa di compleanno, e questo può già determinare la prima. Non l'ho mai festeggiato il compleanno. Mai. Mai. Non mi è mai piaciuto. Ho fatto la prima festa di compleanno l'anno scorso. Esatto, che è una botta. E l'ha realizzata, cioè nel senso, è stato
No, sapevo, no, ho detto, siccome l'anno scorso è successo tutto quello che è successo, e facevo pure 40 anni, ho detto ok, chi vuole venire, siamo andati in un ottimo, sai che io sono vegetariano, un ottimo ristorante vegano, il Car dell'Ortica, ci faccio anche pubblicità perché mi è piaciuto veramente un casino. Dove? È vicino a Mondovì, San Biagio di Mondovì mi sembra che si chiami, ma è stato fighissimo, cioè... Infatti quest'anno, senza usare il compleanno, volevo usare un altro scamotage, perché il prossimo compleanno è tra 40 anni. No, fai... tu sei battesimato? Sì. Tutto il prima comunione? Sì, tutto hai fatto. Tutto, carissimo. Io ad esempio, devo ancora fare tutto, vedi, io posso ancora giocare nelle due cose, no? Beh, sì, poi proprio ho visto su internet ti puoi fare sbattesimare. Cioè, ti puoi fare sbattesimare. Ti puoi fare sbattesimare. No, ti mando il link. No. Ti puoi fare sbattesimare. Poi, se vuoi, ti ribattesimare. Cioè, puoi fare veramente un sacco di cose con l'internet. Okay. Comunque, la questione di non. Io odio stare al centro dell'attenzione e mi sono scelto ovviamente un lavoro che parlo in mezzo alla gente. Ma è un'altra. Okay. Io odio completamente. E ho veramente il fastidio quando io vedo gli altri che festeggiano il compleanno, mettermi nei panni degli altri, in cui c'è il momento di regali che normalmente fanno schifo, i regali che ti fanno, e io dovrei essere lì, ah che bello, e ringrazio quelli che mi hanno fatto un regalo, l'unico compleanno che ho festeggiato, però quel momento lì di imbarazzo non riesco a sopportarlo proprio forte. Mi piace andare alle feste degli altri, quello sì. Sì, sì, certo. Ma anche lì forse un po' lì, la cosa del regista che cioè, sta dietro, ma c'è comunque. Lo puoi proprio fare. Boh, cambia. No, ma il regista del podcast mi piace. Mi piacerebbe che un giorno non ci fosse più la mia voce, per esempio, ma ci fossero voci di altri. La mia idea è sempre stata quella di una specie di ovviamente tutti scongiuri del caso, eccetera. Una specie di Spoon River. Cioè, non so se hai presente il disco di De André, che deriva appunto dalle poesie di Master, mi sembra, che si chiamasse il poeta, cioè voci di storie di persone, no? Che avessero un filo conduttore. Poi a me piace tantissimo l'audio, perché io ho ascoltato radio, credo, da quando ho 0 anni, è sempre stata una cosa. Ho trovato un'audiocassetta che un giorno la metto, perché ce l'ho, ma non ho ancora avuto il coraggio di risentirla, dove a 4-5 anni registravo quello che adesso si chiamerebbe podcast, però in realtà facevo tipo, lanciavo le canzoni che cantavo io, e quindi ce l'avevo, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Però, appunto, un passo indietro faccio fare agli altri. Quella è una cosa che... Però, tipo, regista cinematografico non avrei le competenze. Cioè, assolutamente, cinematografico. Ma anche pubblicità. Ma anche pubblicità. No, non ci avrei... Dovrei ristudiare un botto di altre robe, non ci voglio. ecco, una di quelle cose che effettivamente nel nostro mestiere, perché poi devi aggiornarti in continuazione, ma guarda, come... Sì, però se l'hai vissuto, io sono sincero, adesso insegno strategie digitali, le insegno perché lavoro nel web dal 2002 praticamente, e quindi ho visto man mano che uscivano le cose, provarle, vedere come cosa funzionava di più, di meno, eccetera. Se io adesso dovessi prendere un libro ex novo, non ce n'avrei voglia. Invece mi piace sperimentare, fare, eccetera. Che poi, è una cosa. Ad esempio, leggo i libri riguardanti il lavoro, mai di tecnica. Non ne ho neanche uno di tecnica, tutte cose di ispirazione, anche proprio di branding, cose, che ne so, sto leggendo il libro di Scandellari, molto bello. Secondo Rock and Blog, che è già vecchiotto, però ce l'avevo lì su Kindle da un po', ho detto devo leggere, è già uscito quello nuovo. Niente, ti ringrazio, spero che ti sei trovato bene. Alla fine abbiamo fatto un'ora praticamente. Io sono un po' prolisso, ma è perché sai, no, ma va bene.
Sai cos'è? È che ti spiego così e poi finisco così. Io mi chiamo Zerbini, no? I Zerbini, cioè sono sempre all'ultimo e così. Quindi quando finalmente arrivano, allora hanno bisogno di dire, così, di spiegare, perché hanno sentito tutti gli altri a parlare, capito? E quindi dopo un po' c'è i bisogni. Beh, però sì. A scuola eri fortunato, magari se partivano, se usciva una lettera. Sono stato il primo della mia classe a andare alla matura, perché hanno estratto la B e non c'era nessuno con la B. Che geniale! Che sfiga! Bellissimo, il primo, però così almeno me lo sono tolto. Ma io sempre stato nella media, metà. M, quindi Matti stava sempre, era difficile che finivo da, però mi ricordo che ai giochi della gioventù o roba del genere avevo sempre il numero 9, perché ero anche lì metà della classe più o meno, e io me la riutilizzavo per il calcetto con le maglie lì. anche se giocavo terzino, però va bene, grazie mille, sono molto contento di com'è andata, io spero anche no. Per te. Siamo andati bene, così mi dispiace non averti offerto un caffè, ma non si può. Braccio bene, corto. Grazie mille. Ciao. Essere un filmmaker significa dormire, o meglio, desiderare tanto di andare a dormire. Significa guardare dall'alto con occhi di drone e poi zoomare sul più piccolo particolare. Essere un filmmaker significa perdersi quando non trovi la strada giusta, quella che avevi pianificato, per risorgere poi in un'idea migliore. Significa ricordare dove hai messo il tappo, i filtri, le ottiche, che poi costa ricomprarli nuovi. Essere un filmmaker significa mettere a fuoco i propri obiettivi, altrimenti sai quante ore di girato della tua vita devi buttare. Essere un filmmaker significa sudare, fisicamente, portando chili e chili di attrezzatura sulle spalle. Significa evolvere dalla fase vecchio subito a giovane per sempre. Condividere la strada con gente come te, idioti malati d'arte, di film, di viral video, di stupide pubblicità. Essere filmmaker significa democrazia. Democrazia. Perché puoi avere un budget immenso e fare una cagata pazzesca. Oppure avere una piccola idea e diventare Dio. Essere un filmmaker significa consapevolezza. Che tanto qualcuno arriverà a dirti: io l'avrei montato diverso. Essere un filmmaker significa tempesta interiore. Quando ti senti dire quelle 5 parole: il logo fammelo più grande. Significa pazienza, che se non è il mio momento oggi, lo sarà domani. Essere un filmmaker implica il talento di fermarsi, perché c'è solo lei davanti a te, in attesa di un tuo cenno. Essere un filmmaker significa essere un uomo d'azione seduto su una sedia. We Are The Net è un progetto di Fabio Matis, consulente di web marketing. Ci puoi trovare su Spotify, Spreaker, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music. Potete ascoltare la web radio di We Are The Net collegandovi a radiolina.net. Cercate il canale We Are The Net su Telegram. We Are The Net. Siamo tutti connessi.